Ne capisco tre. Loro pensano che io non sappia cos'è il fuorigioco, ma io il fuorigioco so che cos'è, devo solo imparare a spiegarlo. Perché uno, quando uno nasce imparato sul calcio, è più facile prendere in giro chi all'improvviso se deve studiare. Loro mi hanno presa un po' come test, nel senso la nostra trasmissione, la trasmissione di Enrico, da quando inizierà, quando finirà, dovrà servire anche a chi magari non è esperta come calcio, esperto nel calcio come me, nel capire, nell'essere più chiaro, nel potersi appassionare anche all'improvviso. Io sono il test. Appena, cioè, quando riuscirò a capire, a imparare, a entrare nel discorso, a decidere magari per che squadra tifare, anche se preferisco rimanere sempre molto al di fuori, allora vuol dire che qualcuno da casa sta facendo le mie stesse vittorie e sono contenta. No, ma io lo conoscevo benissimo, è mio padre è tifoso, tutti gli amici che vengono a casa sono tifosi, cioè non, diciamo che non sono a digiuno assolutamente, poi farne parte è un'altra cosa. No, ci sono tante trasmissioni condotte anche da donne che ne sanno veramente tantissimo. Quello che io posso dire è che, insomma, farmi stare zitta è molto difficile. Quando so che non è il caso che parli, taccio, perché qua siamo in una trasmissione storica, veramente piena di appassionati, di gente che ne sa, e quindi non voglio assolutamente fare gaffe o impormi. So che c'è una parte che è dedicata a quella, insomma, a una cosa su cui io posso dire di saperne tanto, e lì mi sfogherò. Ma non è detto che dopo le prime 5, 6, 7, 8 puntate io possa cominciare a raccontare i pensieri precisi. Al cinema anche durante tutto l'inverno, perché lunedì sarò con Enrico in processo su Rai 3, e poi invece tutti i venerdì con Marco Giusti su Rai 2 con Troppo Giusti, quindi la mia vita si dividerà fra cinema e calcio.